Per qualcuno sembra di tornare a qualche vecchio incubo. Noi siamo la Fabia, un sindacato pragmatico, realista, quindi noi aspettiamo di vedere i dettagli innanzitutto, di cominciare a confrontarci con l'azienda nel caso di UBI oppure con entrambe le aziende in caso di Intesa e di UBI. Quindi nessun allarmismo, ma attenzione e attesa. Desta clamore anche ad Arezzo l'OPA del gruppo Banca Intesa verso UBI, operazione con cui il primo gruppo bancario italiano punta a consolidare la leadership nel settore. Il CDA di Intesa San Paolo ha infatti deciso di offrire 17 azioni del nuovo gruppo ogni 10 azioni di UBI, con una valorizzazione da quasi 4,9 miliardi di euro, corrispondente ad un premio del 28% sui valori del 14 febbraio, quelli dello scorso venerdì. Il pensiero va sempre all'occupazione da questo punto di vista. Noi sappiamo che in provincia di Arezzo ci sono circa 650 dipendenti di UBI, che è la ex Banca Etruria, e circa 320 di Banca Intesa, un migliaio di persone che attendono di vedere dettagli per capire quale sarà il loro futuro. Cosa potrebbe succedere infatti? Ma ci sono 35 filiali in provincia di UBI e quasi altrettanto di Intesa. Noi temiamo che la banca voglia tirar fuori una sovrapposizione di filiali e esuberi di personale che secondo noi non ci sono. Ovviamente aspettiamo ancora dettagli. Sappiamo semplicemente che Intesa ha lanciato un'offerta pubblica d'acquisto per UBI Banca da concretizzarsi a partire da fine aprile, quando Intesa avrà l'assemblea. E sappiamo questo, poco più alcune filiali, molte filiali del Nord Italia di Intesa che verrebbero vendute a Popolare dell'Emilia Romagna, ma oltre questo non sappiamo, aspettiamo ancora un comunicato di UBI. L'offerta pubblica di acquisto è stata annunciata proprio nel giorno in cui UBI ha presentato il suo piano industriale al 2022, con il quale erano stati annunciati esuberi del personale di 2000 unità e di 175 filiali da chiudere in Italia. Stiamo aspettando anche qui i dettagli di dove e quali sono le filiali e quali sono le motivazioni.